Ci siamo. Mi auguro che questa notte sia stata più facile, più fresca per dormire. E siamo tutti svegli, incominciando da me. E, se vedete lo schema, oggi cominciamo il tema secondo, che ha questo titolo: la comunione cristiana specifica. E cioè, abbiamo detto che col Vaticano c'è stata la confusione, alcuni avevano capito la comunione come democrazia, perché non c'era esperienza propria cristiana, però dopo il Vaticano si è sviluppata la coscienza della comunione cristiana e vogliamo analizzare questo con due scopi fondamentali. Primo, capire come serve alla situazione attuale. La situazione attuale, che ieri abbiamo soltanto accennato, è questa: globalizzazione e pluralità. Globalizzazione significa che tutti siamo collegati e tutti siamo interdipendenti, per cui nessuno può vivere senza contare con gli altri. Questo significa la globalizzazione, nel senso che qualsiasi cosa che si fa in un posto ha ripercussioni 10.000 km lontani, in altri posti, perché tutto è collegato, tutto è connesso economicamente, culturalmente. Io sicuramente, se vi domando, sicuramente quello che meglio conoscete della Spagna sono i giocatori di calcio. Perché? Possibilmente, non lo so. Perché le partite vanno da qua e da tutto il mondo. E, cioè, questa è una situazione che dice la grande sfida è articolare la pluralità che siamo, però rispettando la diversità. C'è una forma sulla quale faremo una riflessione, di fare l'eguaglianza che non conta con la diversità. Invece, assieme a questa globalizzazione c'è l'idea della pluralità enorme. Voglio dire, spesso non capitava arrivare, dico un'esperienza di un compagno mio nel Belgio, arrivava alle lezioni e ti trovavi di tutto. Cristiani, alcuni erano musulmani che andavano lì perché parlassero di Dio, alcuni, cioè una situazione di pluralità che deve essere capita, perché bisogna articolare unità e pluralità. Per una unità che non uniformizzi e una pluralità che non sia mera dispersione. Ognuno per conto suo. Perché? Perché i problemi sono comuni e perché la interdipendenza ci fa capire che stiamo condannati a capirci. Questa è la situazione sociale. La situazione ecclesiale è arrivare a una comunione che porti la presenza di Gesù tra i suoi discepoli, quella che hanno fatto gli apostoli e quella che è la vera comunione cristiana. Non basta essere in parrocchia, non basta andare tutti insieme alla messa, ci vuole camminare verso questa comunione che Dio ha chiesto al Padre e che ci propone a tutti noi. E dunque, questo è un po' l'idea dei due scopi o traguardi da raggiungere. Come si fa a articolare unità e diversità, rispettando sia la diversità sia l'articolazione, secondo, e come si fa nella Chiesa a fare una comunione tra i diversi, che sia quella che porta Gesù risorto presente. Non soltanto perché finalmente cominciamo a capirci cristiani di diverse culture, ma perché ci vuole qualcosa in più. È buono che ci sia quella intesa, che non ci sia di divisione, perché sapete, la Chiesa era soltanto in Europa, ci sono stati due cismi, no? Cisma d'Oriente, separato Chiesa di Oriente, Chiesa Occidente, scisma Nord-Sud, Nord luterano, Sud cattolico. E sarà una cultura. Immaginate che adesso sono 5 continenti. Il rischio di fare divisioni nella Chiesa c'è e verrà anche più forte, perché sono culture molto più diverse. Sì, c'è diversità tra Oriente e Occidente, però non tanta come tra il Giappone e, non so, l'America Latina. Immagino, non so. E invece sono chiamati a formare una articolare una unità, per cui il pluralismo oggi è una sfida, non perché ci sia una
un atteggiamento cattivo, però perché non abbiamo fatto esperienza, non sappiamo come fare. La terza cosa è che il modello che noi prendiamo è il modello trinitario. Lo prendiamo perché l'ha detto il Magistero, non perché siamo stati noi a pensare una notte, no. La grande novità è che la comunione tra i cristiani si ispira nel modello trinitario di comunione. Cosa voglio dire con questo? Bisogna dire che è un territorio sconosciuto. Mai prima, in tutta la storia della Chiesa, si era cercato di spiegare i rapporti tra gli uomini alla luce dei rapporti tra le persone divine. Mai, la prima volta. Per cui stiamo entrando in un territorio sconosciuto. Però è stato il Magistero della Chiesa a spingerci a questo. Per cui, se non fosse stato così, nessuno avrebbe osato entrare. Perché? Perché è difficile, no? Per cui la cosa prima è trovare fondamenti saldi per sviluppare questo. Cioè, perché la comunione trinitaria possa illuminare la comunione tra gli uomini, bisogna fare un paragone tra di due per vedere in quale forma uno illumina l'altro. Non si può dire che, perché evidentemente ci sono basi che possiamo dire e ci sono differenze che bisogna superare e sapere come si supera. Di solito si dice che la base fondamentale è questa. Dice la Bibbia che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, nel libro della Genesi. Però questo già ci dice qualcosa. Se Dio è Trinità e Dio ci ha creato alla sua immagine, qualcosa deve essere in noi che riflette questa Trinità di Dio. Però come si tratta di persone molto speciali, cioè bisogna distinguere, non si può confondere, vediamo al fondamento biblico di questo parlare. La Bibbia ci dà alcun testo, alcuna cosa che ci aiuti a capire che la comunione trinitaria è il nostro modello? È una domanda, cosa pensate? C'è nella Bibbia un testo che ci dica che noi dobbiamo vivere all'estilo trinitario? Sì. Qualcuno? Aspetta, perché sempre intervento. Chi pensa che ha letto qualche volta nella Chiesa, nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, qual testo che vi dice che noi siamo chiamati a partecipare in questa vita della Trinità? Quale? Come tuo padre sei in me e io in te, siamo anche essi uno. E noi? Cioè Gesù, nella orazione, nella preghiera sacerdotale del Vangelo di Giovanni, chiede al Padre, non lo chiede a noi, chiede al Padre, dopo averci comandato di amarci a vicenda, perché questo è importante, Padre, che tutti siano uno, come io in te e tu in me. Anche loro siano uno in noi. E con più chiarezza, se non era sufficientemente chiaro, dice perché siano uno come noi siamo. Giovanni 17:22. Per cui ci troviamo, a parte l'idea generica di che creare immagini di Dio, essendo Dio Trinità, qualcosa deve essere in noi, c'è una cosa specifica, una petizione specifica di Cristo al Padre. Una preghiera che ha fatto al Padre, perché noi siamo uno. E questo bisogna capire, perché se lo diciamo, bisogna capire che significa, no? Non sia che stiamo pensando in un'altra idea. Per quale facciamo un po' di questo fondamento biblico, del paragone? Prima, di quale uno parla Gesù quando dice che tutti siano uno? Sapete che Dio la unità, l'unità è doppia. Cioè, c'è una unità che nasce dall'unica natura divina. Non esiste che un Dio e non può esistere che un Dio. Siamo d'accordo? O no? Possono esistere 30 dei, 30 divinità o non possono? Perché? Questa è una cosa di catechismo, però dobbiamo sapere. Perché non possono coesistere 30 dei? Litigano.
qualcuno dovrebbe dirlo, se siete preti della Chiesa Cattolica dovrete dire perché non possono. Noi abbiamo 25 dei noi 52, perché non è possibile? Ditemi alcune caratteristiche di Dio. Sovranità, onnipotenza. Infinito, infinitezza. Se 50 Dio sono infiniti, non stanno limitando l'uno con l'altro. Tutti infiniti. Così succede con le, con i miti, con i dei latini, greci. Ah, vabbè, per il paganesimo, no, però non si preoccupano perché non sono dei infiniti, sai, sono dei molto finiti, molto concreti, con tante passioni, insomma. Voglio dire, la verità è filosofica per la quale Dio è capito come uno, è perché non, se uno è infinito non può essere un altro, perché l'altro limiterebbe, non so, se questo esiste un altro Dio, questo già non è infinito, limita con questo. Per cui la natura divina è soltanto una. Però c'è una seconda unità, qual è questa seconda unità di Dio? Leggiamo San Tommaso, se vi pare. L'unità in Dio è doppia, quella della natura divina e quella dell'amore. L'amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo è un'unità diversa, perché è unità personale. Ah, quando dice Gesù che tutti siano uno, non sta dicendo che noi dobbiamo diventare uno come Dio è uno, la natura divina. Immaginate, tutti noi, ognuno di noi infinito, eterno, onnipotente, sarebbe un caos. No, noi siamo chiamati non a diventare dei, smettendo di essere creature, perché sarebbe assurdo, no? Perché come creature siamo temporali, limitati, eccetera, eccetera, non possiamo essere di colpo infiniti, onnipotenti, eccetera. No, però possiamo essere uno personalmente, come tra le persone, in una famiglia, padre, figlio, e mamma si amano tra di loro, e questo non significa che siano esclusivi. Padre, Figlio e Spirito Santo si amano tra di loro e ci invitano a partecipare in questa unità personale che non coinvolge la natura divina ma le persone. Qualcosa avverrà, perché lo dice anche la Bibbia, però quando dice Gesù che siano uno si riferisce a questo. San Giovanni della Croce lo spiega molto bene, dice così: questa frase, che tutti siano uno, non va intesa nel senso che il Figlio chiede al Padre che i santi cristiani siano una cosa sola nell'essenza e nella natura, come lo sono il Padre e il Figlio. Non è questo. Ma che lo siano per unione d'amore, come il Padre e il Figlio vivono in unità d'amore. Questa è la storia. Prima cosa che arriva: che tutti siano uno, però con unità personale, unità d'amore. Perché siamo esseri personali, Dio e noi siamo esseri personali. E questa è la prima cosa da chiarire. In Dio c'è un'unità essenziale che in se stessa esclude che ci siano altre divinità, soltanto può esistere una, ma esiste anche un'unità personale che non ha che fare con la natura sola, con la natura di Dio, ma con le persone e con l'amore. Una reciprocità interpersonale come dato che sono tipico, esclusivo degli esseri personali. La reciprocità soltanto si lo fa. C'è una certa reciprocità con gli animali di compagnia, con i cani, con i gatti, sì, una certa, però non è una reciprocità umana. Questo si fa soltanto tra le persone. E come lo facciamo tra di noi, nei rapporti personali, lo vuole fare Dio con noi. Gesù è venuto e si è fatto uomo per facilitare questo. Si parla dunque dell'unità divina per comunione personale con le persone divine. Questo si tradurrà a livello umano nel comandamento di Gesù, il comandamento dell'amore reciproco. Dovete amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Questo è il mio comandamento, e vi amate gli uni gli altri. Perché? Perché possiamo farlo, perché siamo esseri personali. Non dice che dobbiamo amare le persone come gli alberi o come le piante, vabbè, è un'altra cosa.
c'è una coerenza, una unità che coinvolge tutto il creato, però qui stiamo parlando dei rapporti personali. Dopo continua la frase, come te, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno. Cioè, come? Che significa questo come? Perché la parola come in italiano è una parola equivoca. Serve per dire una certa analogia, o per indicare un paragone, o per indicare una perfetta identità. Però in greco non è così. In greco, quando si vuole indicare identità, si spiega una parola. Quando si vuole indicare una certa analogia, si spiega un'altra. L'Evangelista ha messo la parola kathos, che è una parola greca, che significa come, però che significa come, indicando perfetta identità. Per esempio, se vediamo testi paralleli della stessa Vangelo di San Giovanni, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Così io ho amato voi. Questo come che vuole dire? Della stessa forma, no? Dice, vabbè, il Padre mi ha amato molto, io voi un pochino soltanto. No, come il Padre ha amato me, così vi amo voi. Come significa perfetta identità? Come il Padre ha inviato me, così vi invio io. Per cui come significa, nei testi paralleli si vede che significa perfetta identità. E dunque quando dice come tu Padre sei in me e io in te, siano anche essi uno. Vedete come il Padre è l'unità personale. Noi siamo chiamati a partecipare in questa unità personale. Dunque l'unica forma di tradurre la parola kathos è proprio significando perfetta identità. Invece, quando per esempio Matteo dice siate perfetti come il Padre perfetto, che parola impiega? Hos, non kathos, perché noi non possiamo essere perfetti come il Padre, però una certa analogia, tendenza alla perfezione, capacità di amare, e impiega una parola, un comparativo, come questo è simile a questo, però non è identico. Così quando dice kathos vuol dire esattamente uguale, quando dice hos significa un certo parallelismo. Questo aiuta a capire che sta dicendo che noi siamo chiamati a partecipare nella comunione personale, non nella comunione di natura. Una terza parolina breve dice che siano uno in noi. Questo è molto importante perché significa non è una cosa che dobbiamo fare noi a imitazione di Dio con le nostre forze. Non siamo in grado di farlo. È un dono di Dio. Gesù lo chiede al Padre perché questa unità non la facciamo noi. Senza di noi non si fa, perché dobbiamo amarci a vicenda. Però l'unità la fa Dio. È una pretesa utopica supporre che possiamo raggiungere questo. L'unità non è opera nostra, altrimenti Gesù l'avrebbe chiesto a noi, però l'ha chiesto al Padre perché sa che è opera di Dio. E l'opera di Dio si realizza tra noi nella misura in cui la rendiamo viva, la facciamo che sia viva mediante l'amore scambievole. Cioè, il battesimo ci unifica tutti, però il battesimo si rende efficace nella vita. Così, con la vita dell'amore scambievole, quella unità che abbiamo nel battesimo diventa viva e si convierte in una unità allo stile di Dio. Finalmente, finisce dicendo affinché il mondo creda che tu mi hai inviato. Questo che significa? Significa che prima, questo non è una cosa del cielo. Alcuni dicono sì, nel cielo saremo tutti uno, vivremo questa unità, l'amore scambievole. No, no. Gesù dice affinché il mondo creda che tu mi hai inviato. L'orizzonte è il mondo, non il cielo. Non è l'escatologia, è già qui. Per cui questa unità trinitaria si deve vedere, perché la gente lo deve vedere, perché aiuta a credere che Gesù è stato inviato. Cioè, si deve testimoniare davanti agli uomini come parte della missione. Certo, soltanto in cielo vivremo in pienezza tutto questo, però già ci deve essere qualcosa così, se no non avrebbe chiesto Gesù affinché il mondo creda, no? Il mondo deve vedere, e questo implica che questa unità si vede. Se il mondo crede per vedere questo, si può vedere. È una forma di testimoniare Dio.
che è visibile, che è percettibile. Molte volte la testimonianza cristiana non si vede, si deve scoprire. Questa invece no. La testimonianza dell'unità fa credere per se stessa, perché fa presente Dio. Come vi ho detto a proposito degli apostoli, il risorto si fa presente, se c'è questa comunione. Questa è la caratteristica speciale. E per questo possiamo affermare che esiste una base biblica consistente per questo collegamento tra la comunione trinitaria e la comunione interpersonale. Vediamo cosa ha detto il Magistero. Va bene così? Il Magistero è stata la locomotiva trainante per sviluppare questa idea della comunione trinitaria. Già nel Vaticano II ho parlato di come si presenta con un testo del secolo III di San Cipriano, del 250 più o meno, dove dice che l'unità della Chiesa, la Chiesa è un popolo che deriva la sua unità dell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Unità, dunque, della Trinità. Ecco, questo è il Lumen Gentium 4. Oppure quando chiama la Chiesa popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito, Lumen Gentium 17. Però c'è stato tutto un processo. Un processo nel Magistero, per esempio. Nel 1985 è stato il sinodo ai 20 anni del Vaticano II. Nella relazione finale di questo sinodo straordinario si diceva Cardinal Daniels, che era il segretario del sinodo, diceva l'ecclesiologia della comunione è l'idea centrale e fondamentale dei documenti del Concilio. Cioè, il primo passo per parlare di questo è stato la comunione come centro della Chiesa. Giovanni Paolo II, la Christi Fidelis Laici, arriva adulto, dice la realtà della Chiesa comunione rappresenta il contenuto centrale del mistero della Chiesa. Il primo passo è stato approfondire il significato della comunione, non è semplicemente volerci bene, stare in buona relazione, no, è il mistero della Chiesa. E soprattutto nel documento che più concerne a noi, Vita consacrata, è dove lì si è scatenato Giovanni Paolo II. Si è scatenato. Voglio dire che è lì dove dice che, per esempio, la stessa vita fraterna dei consacrati è eloquente confessione trinitaria, perché Dio vuole infatti ammettere l'umanità nella comunione con sé per renderla partecipe della propria vita intima e inserirla nella società dell'amore che è la Trinità. Questo è il verbo numero 2. Cioè, il Magistero della Chiesa ha spinto molto in questo indirizzo. Alla fine, per esempio, dice Vita consacrata, la sorgente della vita fraterna va cercata direttamente nella comunione con le persone della Trinità, perché lo Spirito Santo ci introduce in questo rapporto. E dunque la vita fraterna nasce nel rapporto trinitario. In conseguenza, la comunità religiosa è uno spazio umano abitato dalla Trinità che estende così nella storia i doni della comunione che sono propri delle tre persone divine. Insomma, dice cose molto forti. Come la comunità è spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto. Numero 42. Alla fine, nel 2001, nel nuovo millennio, dice che la comunione è il frutto e la manifestazione dell'amore che, sorgendo dal cuore della Trinità, è riversata in noi attraverso lo Spirito che Gesù ci dona, perché vuole fare in tutti un cuore solo, un'anima sola. È così che la Chiesa diventa sacramento. Che significa? Nella liturgia di comunione, se la Chiesa non vive questo, sta un fallimento totale della sua vocazione, nel senso che la Chiesa è chiamata a essere il sacramento dell'unità degli uomini con Dio e tra di loro. Se non vive la comunione, non si realizza quello. E la Chiesa, diciamo, fallisce la prima missione. Il testo dice esattamente così. È realizzando questa comunione di amore che la Chiesa si manifesta come sacramento, o
ossia segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Così, se la Chiesa non vive la comunione, fallisce nella sua identità e la sua missione. Per questo, per il Ministero della Chiesa, il modello è la comunione trinitaria. Passiamo al fondamento antropologico. Va bene parlare del Magistero, della Bibbia, e noi come si può parlare di questo paragone tra la comunione umana e la comunione trinitaria? Alcuni parallelismi basici che diamo in fretta. Dio, perché è Trinità, è anche comunità, e strutturalmente, in una forma molto speciale, difficile da concepire, perché la pluralità in questo caso non difficolta l'unità, ma rinforza l'unità. Ma siccome si tratta di persone in comunione, si può parlare che Dio è comunità. È giusto? Perché sono tre persone. Come noi, quando facciamo una comunità, siamo in tre, è una comunità. Diversa, speciale, però è comunità. Gli esseri umani siamo esseri comunitari, strutturalmente. Dice Joseph Gebaert, che è un antropologo. Diventa evidente una prima certezza in relazione con l'uomo. Il soggetto non soltanto raggiunge nell'incontro con gli altri la certezza di se stesso, io ricevo dal rapporto con gli altri che io sono diverso, la certezza di che io esisto. Ho bisogno degli altri che mi dicono tu per far capire che io sono io. E questo è un elemento fondamentale antropologico. L'essere con e per gli altri appartiene al nucleo dell'esistenza umana. La relazione con gli altri è costitutiva e appartiene alla definizione dell'uomo. Potete dirmi di un filosofo che abbia negato totalmente questa frase, che non accetterebbe questa idea? Un filosofo che conoscete, naturalmente, non un filosofo sconosciuto, molto conosciuto. No. Prima. Cartesio. Cosa dice Cartesio? Penso, dunque esisto. Cioè, per sapere che io sono, non ho bisogno degli altri. Posso isolarmi in una cella chiusa e dire io penso, dunque esisto. Visione sostanzialista. Invece qui appare una visione relazionale. Io ho bisogno degli altri perché confermano che io sono. E senza gli altri non vado avanti. Qui appare due visioni delle quali volevo parlare. Però possiamo dire che appartiene al nucleo dell'esistenza umana questo rapporto con gli altri, una relazione costitutiva, come capita in Dio. La comunione trinitaria è comunione di persone speciali, perché sono molto peculiari, però è fatta di persone, e anche la comunione umana è fatta da persone, cioè fatta di persone. E mi sembra che sarà possibile collegare in qualche forma questi tipi di persona quando la seconda persona della Trinità si è fatto uomo. Dunque, non è che per lui, sì, ha dovuto spogliarsi di tante cose, però si è fatto uomo. E lo Spirito Santo è stato dato a persone umane per abitare nel nostro cuore, per cui non si può dire che siano completamente una cosa completamente diversa, c'è un bel rapporto. Per questo motivo dicevamo che l'essere umano, uomo e donna, sono stati creati immagini di Dio. Ma fino a che punto? Questo è il dibattito arriva, fino a che punto sono tale? Fino a dove è possibile allungare questo carattere di immagine di Dio, imago Dei? La tradizione teologica, sapete meglio perché siete agostiniani, l'ha fatto San Agostino. Lui diceva, con l'analogia psicologica, tra le facoltà umane, facoltà superiori umane, intendimento, la memoria, conoscenza e volontà, erano un'immagine delle tre persone divine, un'immagine limitata, perché evidentemente i rapporti che esistono tra la mia memoria, la mia conoscenza e la mia volontà non sono relazioni personali, sono di un altro tipo, no? Invece Padre, Figlio e Spirito Santo sono rapporti personali. La domanda che presentiamo è questa:
È possibile applicare la caratteristica della immagine divina non solo all'interiore dell'essere umano, ma anche al suo modo di rapportarsi? Non conviene rispondere con troppa fretta, perché la distanza tra le persone umane e le persone divine è ampia. C'è stato un dibattito. Alcuni dicono che da un punto di vista strettamente antropologico l'interiorità del soggetto umano non è estranea al suo mondo relazionale. La psicologia sociale, la psicologia evolutiva, la filosofia personalista ribadiscono con forza che la persona si fa e prende forma grazie al mondo dei rapporti, il quale è giusto, no? Cioè sì, noi costruiamo noi stessi nei rapporti con gli altri. Certo, non sono solamente rapporti, io ho una coscienza di un essere personale proprio, però i rapporti sono fondamentali, la famiglia, la prima infanzia, ci costruiamo grazie ai rapporti, per cui non si può dire che i rapporti non abbiano a che fare. Buona parte di quanto siamo, pensiamo, desideriamo non procede della eredità genetica, il DNA, procede della eredità culturale, il DNA culturale che abbiamo ricevuto dalle nostre famiglie, dalla lingua, dalla cultura, dalla tradizione, per cui non si può dire che non siamo parte di noi. Certo che sì. C'è una distanza evidente tra comunità umana e comunità divina, però anche c'è un accordo fondamentale, che sarebbe questo. Per noi, gli esseri umani, l'amore interpersonale, l'amore reciproco è il migliore dei rapporti che possiamo stabilire a tutti i livelli, di famiglia, di coppia, di comunità, l'amore scambievole. In Dio è la stessa cosa. Le tre persone si amano con amore scambievole totale, per cui c'è un collegamento interno interessante. Per questo è quello che diciamo di Dio. Dio, se Dio, essendo uno e unico, non può essere pensato come un essere solitario o senza relazione, è proprio perché è definito come amore. E dire amore significa parlare di reciprocità, parlare di dinamica del dono, di scambio, di comunione, eccetera. In ogni caso, non sembra che abbia molto senso dire che ognuno di noi siamo immagine e somiglianza di Dio, che tutti abbiamo come vita, come via della pienezza, l'amore, e che la nostra reciprocità, se ben vissuta, non ha niente a che vedere con Dio. Questo non ha senso. Se abbiamo queste radici, la nostra reciprocità ha a che fare con Dio. Perlomeno diciamo così. Però alcuni sono sfavorevoli, perché dicono bisogna rispettare il principio di che Dio a destra si comunica soltanto come Dio uno. È un vecchio principio che è nato nel secolo IV, però questo è stato superato anche dal proprio Magistero, per cui lo possiamo lasciare tranquillamente, però è stato soprattutto Ranner che ha messo in rilievo che in Dio ci sono comunicazioni che sono di natura e comunicazioni che sono personali. L'incarnazione, chi si è incarnato? Dio o il Verbo? Chi è stato incarnato? Non il Padre. Invece San Tommaso diceva, facciamo un'ipotesi, e se incarnasse, e se avesse deciso incarnarsi il Padre, cosa capiterebbe? E se fosse lo Spirito Santo ad incarnarsi, ipotesi assurda, perché non rispetta il processo, le scelte di Dio. Però voglio dire che c'è una struttura trinitaria anche che si riflette nelle opere di Dio. In secondo luogo, ci sono anche quelli che dicono sta bene, tutto questo è molto bello, però è inutile, non si può salvare la distanza infinita. Se tu pensi la distanza infinita che c'è tra Dio e i dinamismi increati, non viene questo paragone. Già anche nella teologia psicologica c'è difficoltà, perché la facoltà di conoscere nostra non è come quella di Dio, la facoltà di volere nostra non è come quella di Dio, per cui questi paragoni sono sempre un intento fallito, un fallimento. Tutti questi ostacoli finiscono per bloccare qualsiasi intento di fare un paragone tra i dinamismi relazionali in Dio e quelli che ci sono negli altri. È vero? I limiti nostri sono qui, non si possono negare.
Io non sono pienamente signore di me stesso. Come posso darmi pienamente agli altri se non sono signore di me stesso? Come posso annullarmi per accogliere gli altri se non sono signore di me stesso? C'è un limite, bisogna affrontarli. Però intanto possiamo dire una cosa: questi limiti che ci sono non hanno impedito a tanti santi arrivare a una unità con Dio enorme, la unione trasformante, le dicono i mistici, Santa Teresa. Per cui se alcuni individui a livello personale sono entrati nel cuore della Trinità, perché si deve legare a collettivi umani cristiani? Perché se uno individuo lo ha fatto, come comunità si deve negare? Io credo che non c'è un argomento sufficiente per negare questo. Certo, non è facile, vedremo che richiede, però non significa che, essendo una volontà di Dio, non si possa compiere. Se no, che senso avrebbe l'amore scambiabile? Cioè, non si vede il motivo per cui dovrebbe negarsi a priori questa possibilità. Certo, soltanto nel paradiso questa cosa arriverà a pienezza, però ci deve essere qualcosa qui, qualcosa che sia un'anticipazione, che permetta anticipare in terra qualcosa di quella reciprocità trinitaria. Se no, il comandamento di Gesù sarebbe irraggiungibile, sarebbe assurdo. Insomma, tutte queste prevenzioni, che mi parevano giusti, non devono farci dimenticare che oggi ci troviamo davanti al fatto che la irrinunciabile strutturazione gerarchica della Chiesa non viene capita come segno di salvezza. Abbiamo bisogno di un'alternativa. E la sinodalità si costituisce come alternativa, la quale si rispetta la funzione della gerarchia, però non si assolutizza. Diciamo che, frente alla tentazione di fare una riduzione semplicistica di tipo democratico, no, no, dobbiamo trovare una via diversa. Però qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale è questo. Quando è nata la parola, sapete che la parola persona è nata in teologia, è nata per distinguere le persone trinitarie, distinguere Padre, Figlio e Spirito Santo, perché non era facile. Lo stesso San Agostino, sapete che ha preso una via che ha lasciato, vero? L'amato, l'amante, l'amore. E lui diceva così esattamente. Quando qualcuno ci domanda cosa siano questi tre, ci sforziamo per trovare un nome generico o specifico che sia capace di abbracciare i tre, ma niente viene nell'anima, dato che l'eccellenza infinita della divinità trascende la facoltà del linguaggio. Per cui questa via, lui è andato alla psicologica perché questa via gli sembrava molto complicata, molto difficile. E conclude: diciamo tre persone per non tacere, ma non come se volessimo riferirci alla Trinità con precisione, lo dice il De Trinitate, no? La difficoltà risiede nel fatto che per Agostino le persone prima sono e dopo entrano in relazione, e questo schema ti porta al triteismo. Se le persone prima devono essere tre dei e dopo relazionarsi, abbiamo triteismo. Per cui San Anselmo diceva alla fine: sono tre, non so cosa. Lo diceva espeditamente nel suo libro, no? Che sono questi tre? Non so cosa siano. Non arrivavano al concetto di persona, però il concetto di persona è nato per definire le tre persone, caratterizzandola relazioni sussistenti. Invece la parola persona si è spostata per parlare degli uomini, invece a parlare della relazione hanno parlato in senso individualistico, hanno detto individuo a sostanza razionale natura, Severino Boezio, secolo V. E questo è il modello che ha preso San Tommaso di persona umana. Cioè, la cosa che voglio mettere in rilievo è che la persona, il concetto di persona è nato per parlare dei rapporti tra le persone divine, per questo si è usata la parola persona, che non era la teologia, però quando si è applicato all'uomo non ha cercato di parlare della relazione che gli uomini hanno tra di loro, ma la parte che non si comunica, la parte incomunicabile. Io sono io e non sono tu.
questa parte no, significava la persona. Anche lo stesso Tommaso d'Aquino, che è stato capace di fare quello che ha fatto, per poter parlare delle relazioni faceva una piccola trappola metafisica, no? Cioè doveva modificare la metafisica aristotelica, perché secondo Aristotele la relazione è sempre un accidente non può essere sussistente. E qui per dire no, però non mi metto in storie che sono complicate, però alla fine diceva la persona è la relazione sussistente, però è un concetto come si dice, contraddittorio, no? Perché per Aristotele la relazione è una categoria infima che non esprime nessuna consistenza e per cui non può essere consistente, ha bisogno di una sostanza che le dia sostento. Sono cose metafisiche che non so se capiscono bene, però bisognava dirlo almeno per esprimerlo. La questione è che alla fine del secolo XX si è cambiata la prospettiva. Per esempio, alcuni teologi sono andati oltre, hanno deciso di allargare il modello trinitario alla comprensione anche della persona umana. Per esempio, André Malraux, un teologo francese, scriveva così: ancora c'è da costruire tutta una ontologia che abbia la Trinità come fondamento. Il suo punto di partenza potrebbe essere questo: nel principio è il dono di sé come l'unica modalità dell'essere in sé. Anzitutto se pensiamo che questo progetto può ispirare la vita sociale. Cioè, il modello classico, che era il modello della sostanza, significa una cosa è perché ha in se stesso la ragione di essere, è consistente, è sostanza. Il modello relazionale è diverso, non è la sostanza. Perché? Perché è più importante la relazione. E guardate che qui stanno, adesso la fisica sta dicendo questo, la fisica nucleare. Capite, conoscete, qualcuno conosce tutta questa fisica delle particelle, gli atomi, protoni, neutroni. Le cose sono fatte di particelle elementari. Perché è molto più importante i rapporti che hanno tra di loro le particelle che le proprie particelle. Perché queste leggi, che sono leggi basiche della costituzione del reale, legge elettromagnetica, nucleare, forza nucleare debole, forza nucleare forte, la forza gravitazionale, sono le forze che costituiscono il reale. Alla fine è più importante la relazione che non le cose. Tante hanno detto, no, l'importante sono gli oggetti, no, sono le relazioni. Ma cosa dice l'ecologia? L'importante non sono gli individui isolati, ma i rapporti che hanno tra di loro che permette che la vita vada avanti. Se c'è un squilibrio nell'ecologia, la vita muore, tutta la vita. Invece l'equilibrio permette, è come dire un cambiamento di paradigma verso un modello relazionale. E questo è quello che si apre come orizzonte nuovo. E qual è la sfida? Finiamo con questo: accettare un concetto relazionale di persona. La persona è la relazione che Dio ha con me. Cioè, il nocciolo duro della difficoltà per accettare la relazione è che noi siamo coscienti per intuizione che siamo diversi dagli altri. Beh, questo è chiaro. Io sono io e non sono tu. Però da dove viene questa coscienza? Dal rapporto che Dio stabilisce con me quando mi chiama l'esistenza. L'idea è passare da un concetto creazionale dove Dio, come se fosse un'entità suprema, introduce come un'iniezione l'anima in un corpo, che sarebbe una visione dualista e terribile, a capire in chiave relazionale. Dio, che mi chiama l'esistenza per nome ad ognuno di noi, quello che fa è aprire le possibilità preparate per la natura, DNA, eccetera, e mi fa diventare persona. Per cui il primo concetto che ho, la prima relazione è la relazione con Dio.
perché è un evento unico, eccezionale, per cui è relazionale. E io dico, io non sono frutto dei rapporti con gli altri, c'è un vincolo più profondo che questa relazione con Dio. E questa sarebbe la proposta che aiuta a capire che noi perché il nostro rapporto è prima con Dio, possiamo stabilire un modello relazionale delle persone dove la relazione con gli altri, Dio ci chiama ad ognuno in un atto unico e eccezionale che non si ripete mai, però ci invita a vivere questa dinamica relazionale. E se io ho la coscienza, l'autocoscienza è perché è un rapporto con Dio che mi dona autocoscienza, libertà e capacità di amare. Questo i miei genitori non me lo possono dare. L'ha detto la Chiesa già dal tempo di Sant'Agostino. Sapete, il traducianismo. Il traducianismo era una dottrina eretica che diceva che l'anima dei figli è figlia dei genitori. Come se fossero i genitori che danno l'anima. No, l'anima ce l'ha da Dio. Soltanto che questo si può capire come una specie di insuffla Dio, insoffia l'anima nel corpo, si può capire in forma relazionale, per cui Dio è chiamato all'esistenza quello che c'è a aprire. Informatici dovrebbero capirlo facilmente. Cosa succede se per esempio in un sistema limitato tu li colleghi con un sistema logico più grande? Cosa succede? Che dai al vecchio sistema nuove possibilità che prima non aveva. Possiamo dire che questo risponde, e questa è una elucubrazione, però è un teorema logico. Un signore che si chiama Kurt Gödel stabilì che un sistema chiuso non può essere autoconsistente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, per esempio, se tu vai camminando e cadi in un stagno d'acqua, come puoi tirarti fuori dello stagno? Molto facile. Ti prendi dei capelli e ti butti fuori dello stagno. È possibile? No, non è possibile. E questo teorema, però la questione è questa. Noi, come sistema logico, facciamo questo. Dice Gödel, perché questo possa succedere bisogna che ci sia nella coscienza della persona, nel sistema logico, una presenza di carattere assoluto, infinito. Un sistema finito non è consistente, soltanto un sistema che è collegato a un assoluto può essere consistente. Io non voglio entrare qui, che sono cammini molto complicati, però per dire che una visione relazionale della persona significa il rapporto con Dio è quello che mi dona la capacità di amore, la capacità della libertà, la capacità del dono. La gratuità, caratteristiche che sono esclusive delle persone, nascono in me perché Dio mi ha chiamato all'esistenza. Per cui sono mie, per un via ricevuta. E questo ci permette di stabilire un rapporto con gli altri, perché Dio è la fonte di questa coscienza in ognuno. La nostra persona, che è unica e irripetibile, anche ci sono persone similari, però è frutto del rapporto con Dio. Però questo rapporto non è una specie, come dico, un'iniezione miracolosa, un bacino speciale, no, è un rapporto personale. Per cui noi siamo chiamati a questo rapporto personale con gli altri, perché siamo persone. Facendo una sintesi un po' estrema, il fondamento antropologico di perché possiamo paragonare i rapporti trinitari con i rapporti nostri è che noi siamo quel rapporto che Dio ha con noi e che ci dona la capacità di amare, la libertà e in ultimo termine l'autocoscienza. Per cui quello di tirarsi fuori dei capelli, che è una battuta, no? Tirare fuori dello stagno tirandoti dei capelli, in noi esiste. Perché in noi c'è una coscienza di origine non umana che si chiama il rapporto con Dio.
E in quel rapporto io trovo la forma di essere autocosciente. Come si esprime questo dell'autocoscienza? Un computer è autocosciente? Cosa mi pare? Ha coscienza di se stesso? Dimmi. No, perché c'è bisogno di uomo che guida o opera questo computer. È programmato, però bisogna di qualcuno che si... È molto più facile. Quando io dico A è uguale a A, se io sono un sistema logico limitato, non posso dimostrarlo. Però percepisco automaticamente la verità di questo, vero? A è uguale a A. Non perché sia stato programmato a pensare così, ma perché è la verità. E io percepisco la verità indipendentemente dalla formulazione del re. Questa capacità non ce l'ha il computer, non è autocosciente. Dicono che in futuro, non so se riusciranno a fare questo tipo di cose, a me pare di no, perché va contro le leggi della logica. Un sistema, anche complicato, se non è aperto, se non è collegato a un sistema superiore, non può fare questo. Io lo impiego per dimostrazione dell'esistenza di Dio, tramite l'anima umana. Dio esiste senza Dio non possiamo essere quello che siamo. Siamo coscienti di noi stessi. E questo non può venire del mondo, non può venire della natura, non può venire della genetica, viene soltanto dal rapporto con Dio. Vabbè, già abbiamo fatto più di quanto. Fino a qua? Fino a qua la prima parte di questo tema, che ha a che fare con i fondamenti biblici, i fondamenti magisteriali, i fondamenti antropologici. Alla fine, semplicemente voglio dire, siamo chiamati a stabilire noi con gli altri, come Dio è chiamato a stabilire un noi col Padre, tra Padre, Figlio e Spirito Santo, essere un noi. Noi siamo chiamati a fare un noi anche, perché siamo persone. E le persone crescono in questo rapporto scambiabile e si realizzano nella reciprocità. E soltanto le persone possono vivere una reciprocità di questo genere, anche se ci sono approssimazioni. Voglio dire, senza dubbio con gli animali che stanno con noi c'è una reciprocità, anche se sia soltanto sensibile, non intellettiva. No? Però, per cui si dice che alcuni cani, il suo amo, c'è un rapporto di vero amore, no? Perché c'è reciprocità e si percepisce. No? Però noi siamo chiamati a questa reciprocità e senza il modello trinitario non si riesce. Però questo lo vedremo più avanti. Va bene? Dunque, facciamo la pausa. Ci vediamo alle 11.